Voglio parlare di costruzioni particolari con un imprenditore padovano, Daniele Fagin, buongiorno. La vostra azienda sta creando i centri di prima accoglienza d'Europa. Che cosa sono? Sono centri di prima accoglienza dagli immigrati che arrivano, vengono portati subito in questi centri. Il primo che abbiamo fatto qui è a Modica. Quante, il centro. Quante casette sono? Ma sono sostanzialmente 140 prefabbricati. State realizzando anche un centro in Germania? Sì, e dopo i due centri in Italia, che adesso c'è anche quello di Caltanissetta, anche in Germania, intorno di Francoforte, anche lì sono centri di prima accoglienza e lì si parla quasi di 1000 persone. Piccole cittadine prefabbricate? Esattamente. Comunque sono cittadine attrezzate in modo da permettere delle persone quando vanno lì possono stare lì, no? Logicamente no, per anni. Lei è un imprenditore leader nel mondo dei prefabbricati, ma come è cominciata questa sua attività? Bella domanda. Purtroppo da un tumore maligno che avevo al femore, la degenza è durata 2 anni e mi sono messo a disegnare prefabbricati, perché il mio lavoro precedente era fare autista, andavo in cava, andavo in cementeria, e però anche l'idea del prefabbricato, perché qualche volta li caricavo per le imprese, mi è venuta questa ispirazione di disegnare finché ero a letto. Quindi la malattia ha suggerito un nuovo mestiere? Sono partito dal garage, che era ancora in carrozzina. Raccontarla così è facile, però sono partito da zero praticamente. E oggi quanti mi anni trovo. Aveva? 20 anni? 27 anni. Da quando l'ho scoperta, in 6 mesi, ecco, ho fatto il trapianto, tra l'altro in America, perché qui non si poteva farlo. Questa è stata la mia, diciamo, storia. Nella sfortuna ad oggi, sì, insomma. 150 dipendenti, insomma, varie aziende, varie cose, sono fortunato. La malattia l'ha cambiata anche come persona? Allora, inizialmente la malattia ti cambia, ti dà fastidio tante cose, come tutte le cose in più, tipo macchine, tipo uscire a mangiare. Quando hai una malattia e sei in una camera, ti dà fastidio vedere uno che ha la macchina, per esempio. E io ho dovuto anche venderla perché dovevo pagare. Dovevo vivere, ma nella mia testa comunque mi rimane e ci penso sempre a questa avventura, specialmente quando prendo un lavoro grosso tipo Panama, canale di Panama, lavoro così e penso, sì, dove sono arrivato e soprattutto da dove sono partito, sì, esatto. Grazie Daniele Pagin, buongiorno Mattia. Grazie a voi.